Fino ai 12 anni sono stata convinta di avere un naso alla francese. Un naso alla francese che andava a completare un'immagine di me assolutamente lusinghiera. Era una bambina sicurissima di me stessa. Talmente sicura da non riuscire a spiegarmi come mai il mio compagno di banco, Tommaso, di cui ero follemente innamorata, come tutte, non voleva avere nulla a che fare con me. Anzi, un bel giorno fu proprio Tommaso a dirmi, durante una lezione di storia, non dimenticherò mai quella mattina, perché mi disse: Irene, ma tu lo sai che hai proprio una bella nasca? Nasca? Non sapevo cosa volesse dire questa parola, ma il suono stesso della parola me ne suggeriva il significato. Così ricordo che corsi a casa, allarmatissima, e per la prima volta in vita mia operai una triangolazione di specchi per potermi vedere di profilo. E scopersi, con mio orrore, che effettivamente avevo la nasca. Non solo avevo la nasca, mi sembrava che mi mancasse il mento, che non avessi una fronte. Insomma, tutto quello che pensavo di me stessa fu spazzato via dagli specchi. Da allora la disperazione si impossessò di me, una disperazione che si protrasse per tutta l'adolescenza. Adolescenza in cui chiesi con insistenza, con delle suppliche, proprio con delle preghiere ai miei genitori di ottenere una rinoplastica che non mi fu mai concessa. Io sono Irene Graziosi, voi siete su Lusi e oggi andrò alla ricerca delle origini della chirurgia e della medicina estetica e quindi degli sforzi che abbiamo fatto, spinti dal desiderio di essere più belli. Qualche tempo fa sono incappata in questo bellissimo libro che si chiama The Healing Hand ed è scritto da Guido Maino, che è stato un medico italiano naturalizzato statunitense negli anni 70, e racconta la storia della medicina nell'antichità. Grazie a questo libro ho scoperto che è dal 3000 a.C., almeno, prima non lo sappiamo, che la specie umana si adopera per fare rinoplastiche. La mia storia preferita è sicuramente italiana. Facciamo un balzo in avanti fino a circa il 1000 d.C., quando la Chiesa cattolica decide di vietare gli interventi di chirurgia, soprattutto quelli di chirurgia estetica. Perché? Perché tutte le persone affette da sifilide, la sifilide è una malattia venerea che se non curata crea tra i vari sintomi una deturpazione di alcuni lineamenti del volto, tra cui il naso, quindi le persone affette da sifilide chiedevano le rinoplastiche e la Chiesa dice: beh, non potete essere promiscui sessualmente e poi avere anche un bel naso, e quindi vieta gli interventi di chirurgia. Nel momento in cui la professione di chirurgo perde il suo sfarzo, quindi non viene più praticata dal clero, diventa appannaggio dei barbieri, perché i barbieri erano gli unici che usavano così tanto il rasoio. Quindi andiamo avanti di 400 anni, nel 1400 circa, in Sicilia, Gustavo Branca, un padre famiglia della famiglia Branca, si mette a rifare i nasi. Dopo i Branca da Catania arrivano i Vianeo da Tropea, quindi famiglia calabrese che si mette a rifare i nasi custodendo gelosamente le proprie tecniche. Finché che succede? Finché arriva Leonardo Fioravanti, un medico emiliano, che spacciandosi per un ingenuo scettico osserva le tecniche dei Vianeo e le ruba portandole al nord. Medicina e chirurgia estetica, per come li conosciamo oggi, fortunatamente però si sviluppano dalla seconda metà del Novecento in poi, soprattutto negli Stati Uniti e poi in tutto il mondo. Ora, una mia grande curiosità però è quella di sapere che cosa si prova quando si va a farsi visitare da un chirurgo plastico, e a cui vorrei anche chiedere quali sono i tratti del mio viso che potrei migliorare. Per scoprirlo sono andata a farmi visitare dal dottor Noviello, uno stimatissimo chirurgo estetico milanese, inventore di una tecnica che rende il post-operatorio molto più leggero di quanto non fosse in passato, la tecnica BAT. E il dottor Noviello è stato così gentile da sottopormi a un esame che si chiama Logical Face Beauty Harmony, volto a capire quali tratti del mio viso sono migliorabili.
è una strategia che si rifà a circa 20 canoni estetici, o direi, chiamerei principi di armonia, che in effetti sono anche semplicemente utilizzati dai disegnatori tutte le volte che devono disegnare un volto. Quando noi guardiamo il volto di una donna, ci rendiamo subito conto se gli occhi sono troppo vicini o troppo lontani. Però se io ti chiedo qual è la motivazione, tu non sai dirmi esattamente dove dovrebbero posizionarsi gli occhi. Hai la percezione che questa cosa sia in effetti più giusta o meno giusta, ma non sai perché. E immagina che tra due occhi nel volto di una donna ci deve essere esattamente la distanza di un occhio. Il naso, la base del naso deve essere esattamente larga come la base di un occhio. E la bocca deve essere una volta e mezza la distanza che c'è tra i due occhi, o addirittura una volta e mezza proprio la dimensione di un occhio. Sono molto confusa all'idea di avere un altro occhio tra i miei occhi, ma mi fido del dottor Noviello, che è bravo e sa quello che fa, e che soprattutto mi dice che il mio viso va benissimo. Se non fosse per un piccolo difetto, indovinate qual è? Proprio lui, il mio naso. Per i canoni proprio di armonia che fanno percepire un naso piacevole da uno meno piacevole, è che nella donna, a differenza che nell'uomo, il dorso tendenzialmente dovrebbe essere un po' più basso della punta. Certo. E nel tuo caso, vista non di fronte, ma tendenzialmente di lato, abbiamo il tuo dorso che è più alto della punta. Immagina, Irene, che se tu mostri una fotografia di una persona molto piacevole, molto bella, a un bambino di 2 mesi, o gli mostri in realtà una faccia molto brutta, molto disarmonica, il bambino sorride o il bambino piange. Noi in maniera innata tutti quanti sappiamo dire quando vediamo una donna bellissima che è bellissima, ma noi non sappiamo descrivere perché. E quando ne vediamo una bruttissima, al pari della donna bellissima, non sappiamo dare, in effetti non sappiamo definire. La visita al dottor Noviello mi è molto piaciuta. E forse però la cosa a cui continuo a pensare di più è l'effetto che mi ha fatto sentire le parole bello e brutto all'interno del perimetro dello studio del dottore. Mi spiego, è da quando io ho 14 anni che secondo me non sento più queste parole applicate agli esseri umani. Perché da quando ho 14 anni sento semplicemente dei messaggi animati da ottime intenzioni e anche però molto retorici, che mi dicono che la bellezza non esiste, che uno deve essere sicuro di se stesso, che ciascuno di noi è bello a modo proprio. E ecco, sentire invece queste parole utilizzate all'interno di un contesto medico, quindi anche prive di una componente morale che ci portiamo dietro, perché la bellezza e la bruttezza si portano dietro una componente morale, ma si vede anche nell'automatismo in cui, no, viene da dire bravo e bello o brutto e cattivo. C'è un automatismo morale. E invece in ambito medico questo automatismo non c'è, e soprattutto non c'è neanche la vergogna a voler, anzi a desiderare di essere più belli, quindi non c'è vergogna nella vanità. E questo punto della vanità anche è molto interessante. Parla! Mostrami il tuo volto! Che vuoi conoscere, mia regina? Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Bella, tu sei bella, o mia regina, ma attenta, al mondo una fanciulla c'è vestita sol di stracci, poverina, ma ahimè assai più bella di te. La parola vanità deriva dal latino vanitas, vanitatis, che a sua volta deriva da vanus, che significa vuoto, privo di corpo. Nel sesto canto dell'Inferno, nella Divina Commedia, Dante e Virgilio, subito dopo aver incontrato il Cerbere, un attimo prima di incontrare Ciacco, calpestano dei corpi che gli sembrano essere corpi normali, umani, ma in realtà sono vuoti, hanno soltanto la forma dei corpi. E Dante dice così:
noi passavamo su per l'ombre che adona la greve pioggia e ponavamo le piante sovra lor vanità che par persona. Quindi la vanità è l'inconsistenza, il vuoto. Però è interessante, o almeno per me è stato interessante, notare come vanus, cioè il vuoto, ha una sua dignità, è una parola nobile, un concetto nobile, tanto che per esempio, insomma, mi viene in mente che per Cereni il mondo degli antichi greci si formava proprio a partire dal vuoto, da questo cielo cavo. Mentre invece nel momento in cui si femminilizza, questo vanus diventa vanitas, vanitatis, che perde la sua nobiltà e diventa piuttosto prosaica e più superficiale, e anche con una connotazione appunto morale molto diversa. Torna sempre la moralità delle parole. L'altra cosa molto interessante è che nel suo secondo significato, vanitas vanitatis ha a che fare con la menzogna, con la bugia. E il pensiero comune, diciamo il pregiudizio sulla chirurgia estetica, si basa esattamente su questi due elementi, sulla superficialità e sulla menzogna, cioè stai barando, stai ingannando e lo stai facendo per dei motivi futili, non profondi, non consistenti. Mi sono mai sentita giudicata da qualcuno? Sì, assolutamente. E anche da alcune amicizie strette, perché non è una cosa che io ad oggi sbandierò ai 420. E se lo dovessi dire oggi molto apertamente alla gente, mi sentirei giudicata comunque, perché comunque è una spesa, oppure perché sì, vabbè, grazie che sei carina, cioè ti sei rifatta queste cose qui, quindi evito di dirlo. Interessante. Una volta una persona mi disse che noi non ce l'abbiamo con la vanità, ma con lo sforzo. Ci piace credere al trucco dell'autenticità, che è moralmente pura, mentre la bellezza ottenuta tramite la fatica evoca forse una verità a cui cerchiamo di non pensare. La vita è ingiusta. La bellezza, come in generale i talenti, è distribuita normalmente nella popolazione e noi accettiamo questa distribuzione anche quando non ne beneficiamo, mentre troviamo che chi cerca di accaparrarsi una porzione di talento che non gli è stata concessa alla nascita sia un baro. E poi, oggi che la chirurgia è accessibile economicamente, c'è un'ulteriore divisione ancora più netta tra chi ne fa uso e chi non ne fa uso. Perché nel momento in cui tutti possono permettersela, allora tra chi vi si sottopone e chi no, c'è la seguente differenza. Qualcuno ha scelto di essere autentico, mentre qualcuno ammette la propria insicurezza, la propria debolezza. Ma se anche il desiderio di essere belli può apparire frivolo e continueremo a giudicarlo in eterno, è innegabile che la bellezza sia un privilegio, così come mi ha raccontato ancora Giulia. Recentemente che sto lavorando in pubblico con... lavoro in un negozio e faccio la commessa e sono a stretto contatto con delle donne adulte, io, guarda, ti giuro che avere un bel viso, avere un bel faccino, purtroppo aiuta tanto, ma tanto. Non muovere. Un'altra matassa da sbrogliare quando si tratta di chirurgia estetica è quella legata all'identità. Mi spiego meglio. Da quando sono andata dal dottor Noviello e mi sono stati consigliati degli interventi, io mi sto chiedendo, ma se io mi sottoponessi a questi interventi, lo farei per sentirmi più me stessa o per desiderare o per desiderio di essere qualcun altro? E sembra una pippa mentale qualunque, ma in realtà se la sono posta anche altre persone prima di me, tra cui Milan Kundera, che mi sono ricordata che nell'insostenibile leggerezza dell'essere c'è una scena, che adesso vi andrò a leggere, in cui Teresa, una delle protagoniste del romanzo, si chiede più o meno questa cosa qui. Si guardava e cercava di immaginare che il naso le si allungasse di un millimetro al giorno. Dopo quanti giorni il suo viso sarebbe stato diverso? E se le varie parti del suo corpo avessero cominciato a ingrossare e a rimpicciolire in modo da togliere ogni somiglianza con Teresa, sarebbe stata ancora lei? Ci sarebbe stata ancora una Teresa?
Ma certo, anche se Teresa fosse stata del tutto diversa da Teresa, la sua anima dentro sarebbe stata sempre la stessa e non avrebbe potuto che guardare con terrore quello che stava accadendo al corpo. Ma allora, che rapporto c'è tra Teresa e il suo corpo? Il suo corpo ha diritto al nome Teresa? E se non ne ha diritto, a che cosa si riferisce quel nome? Solo a qualcosa di incorporeo, di intangibile? Sono sempre le stesse domande che passano per la testa di Teresa fin dall'infanzia. Perché le domande veramente serie sono solo quelle che possono essere formulate da un bambino. Solo le domande più ingenue sono veramente serie. Sono domande per le quali non esiste risposta. Una domanda per la quale non esiste risposta è una barriera oltre la quale non è possibile andare. In altri termini, sono proprio le domande per le quali non esiste risposta che segnano i limiti delle possibilità umane e tracciano i confini dell'esistenza umana. Per rispondere a questa domanda impossibile ho raccolto dei pareri. Il primo è quello di Giulia, che è la ragazza che si è rifatta il naso e che avete sentito qualche minuto fa. Appena ho tolto la benda, dopo tipo una settimana, mi era stato detto diverse volte che probabilmente mi sarei vista in un modo diverso, quindi avrei dovuto metterci un po' più di tempo per essere a mio agio con quello che vedevo allo specchio. Allora, io appena ho tolto le bende, quando mi sono guardata, è come se io dentro di me mi sono sempre vista in questa maniera, con un viso armonico. Quando mi sono vista per la prima volta con questo naso, è come se io fossi sempre stata così. Mi sono guardata e ho detto, cioè, io sono questa. Che è strano, lo so. Quindi esistono delle persone come Giulia, per le quali la chirurgia estetica è uno strumento per sentirsi ancora di più se stesse. Anzi, per essere l'immagine di sé che si è sempre avuta in testa. Per essere più simili alla propria anima, come direbbe Kundera. Però ci sono anche persone per cui è vero il contrario, persone che usano la chirurgia estetica per fuggire da se stesse e, vi dirò, non mi sembra uno scopo meno nobile del primo. Una di queste persone è Clara, una mia amica, che mi ha mandato un messaggio che io ho fatto leggere a Irene Moro, che è la project manager di Lucy. Purtroppo la mia risposta a questa domanda è un po' cupa, nel senso che essendomi sempre odiata, sia esteticamente che non, l'eventualità di smettere di assomigliare a me stessa non mi preoccupa per niente, anzi, essere riconoscibile sarebbe un enorme sollievo e una forma di felicità ideale. Se non ho completamente rivoluzionato i miei connotati come Kylie Jenner, è esclusivamente per ragioni economiche. Finora ho fatto quel pochissimo che posso permettermi, filler e botox. Non me ne sono mai pentita e farei sicuramente altri trattamenti e interventi con grande gioia. Anche il tentativo disperato di limitare i segni dell'invecchiamento, nel mio caso, è tristemente collegato al brutto rapporto che ho con me stessa al di là della questione estetica. L'idea di dimostrare gli anni che ho mi rattrista perché non coincide per niente con il modo in cui mi sento dentro e con la vita che sto vivendo. Paradossalmente, quindi, più il mio viso cambia e più mi sento me stessa, nel senso che soffro molto di meno quando mi guardo allo specchio e mi rivedo in foto. Lei è Giada, è strategist e autrice di Lucy, è un'ex baby attrice e qui mi stava mostrando un'app che modifica le foto al fine di renderti più fotogenica. Le usano in tantissimi e di tanto in tanto si legge di qualche paese europeo che vorrebbe vietarle, ma poi non se ne fa mai niente. Ho usato il termine fotogenici e non belli per una ragione. Da qualche tempo a questa parte gli interventi che vengono richiesti ai chirurghi estetici riguardano soprattutto la maniera in cui il nostro volto è riprodotto sullo schermo. In questo momento sto usando il filtro glamour di TikTok che ha generato tantissime polemiche perché, come potete notare, aderisce perfettamente al volto, a differenza di quelli a cui siamo abituati su Instagram, in cui si vede sempre un certo scollamento. E ovviamente i filtri e in generale la nostra faccia sullo schermo ci costringe a chiederci in che modo potremmo essere più fotogenici o più belli di quello che siamo.
Questo fenomeno ha preso il nome di Zoom Face. In pandemia, quando tutti quanti abbiamo cominciato a videochiamarci e quindi a guardarci soltanto neanche riflessi, riprodotti in videochiamata su uno schermo, abbiamo anche cominciato a chiedere ai chirurghi estetici di apportare dei miglioramenti anche molto piccoli al nostro volto per assomigliare di più all'immagine ideale che abbiamo del nostro volto visto sullo schermo. Negli ultimi anni sono usciti parecchi articoli che indagano il rapporto tra chirurgia estetica e schermi, vi lascio i miei preferiti nell'info box. E invece ascolterei Giada Arena, che ha qualcosa di interessante da dirci sull'argomento. Ero veramente molto disturbata dall'attenzione ossessiva che veniva dato al mio volto, quindi ero estremamente consapevole del fatto che il mio naso fosse troppo grosso, i miei zigomi poco definiti e i miei pori eccessivamente dilatati. Smettendo di recitare speravo di non dover più preoccuparmi di questa cosa, però poi è arrivato Instagram. Mr. Ponton, I believe you have a filter turned on in the video settings. You might want to Can you hear me, Judge? I can hear you. I think it's a filter. It is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but... Bene, sono felice che la mia faccia sia tornata quella di sempre e sono anche felice di essere arrivata al termine di questa videoricerca, che per voi è compressa in pochi minuti. In realtà per me è durata qualche mese, ovviamente non di lavoro continuativo, però ho riflettuto tantissimo sul tema della chirurgia e della bellezza e devo dire che non sono stata onesta all'inizio di questo video, perché il motivo per cui ho scelto questo tema è che da quando ho compiuto 30 anni ho cominciato a chiedermi se non dovessi modificare qualcosa del mio volto e ovviamente anche perché io stessa non faccio altro che vedere foto di persone molto più attraenti di me dappertutto e questo desiderio, comunque questo desiderio di modificare una parte di me era un desiderio che io giudicavo molto di me stessa e giudicandolo molto lo giudicavo anche negli altri e quindi nutrivo tutti questi pregiudizi di cui ho anche parlato nel video. In realtà io stessa li costruivo, li coltivavo dentro di me e la cosa interessante è che da quando invece mi sono tuffata in questo mondo, da quando ho parlato col dottor Noviello, questi pregiudizi sono scomparsi, ho smesso di giudicarmi, ho smesso di giudicare gli altri. È che studiando un po' il nostro desiderio di essere più belli, il nostro desiderio di essere qualcun altro, di sentirci più noi stessi attraverso la storia proprio dell'umanità e della medicina, ho cominciato a provare una grandissima tenerezza nei confronti di noi esseri umani. Perché in fondo questa ricerca di bellezza che appunto viene bollata come frivola, superficiale, inconsistente e che include appunto il trucco, gli abiti, la chirurgia, ha delle radici anche molto più profonde di così. Per esempio, alcuni scienziati hanno dimostrato, esiste una branca, parentesi, che si chiama neuroscienze della bellezza, e alcuni scienziati che si occupano di bellezza da un punto di vista neurale hanno per esempio dimostrato come l'area cerebrale deputata al riconoscimento dell'attrazione di un volto che vediamo è la stessa deputata al dare un giudizio morale positivo. Quindi anche per esempio il fatto che bellezza estetica e bellezza morale siano così connesse anche nelle nostre aree cerebrali, quindi proprio anche organicamente, ecco, questo dovrebbe far capire quanto poi sia importante per le persone essere belle da un punto di vista molto, molto profondo appunto, e non solo, perché pare anche che alcuni degli elementi di cui parlava anche il dottor Noviello, quindi non so, la simmetria del volto, questi parametri estetici di cui abbiamo chiacchierato prima, in realtà siano l'espressione fenotipica, quindi esteriore, di alcuni set di geni, invece quindi interiori, cioè che non vediamo nel nostro DNA, che sono connessi alla salute, all'energia, alla possibilità di avere figli, quindi alla fertilità. Quando ci vestiamo in un certo modo, quando ci sottoponiamo a qualche intervento, quando ci trucchiamo da toccare, ingannare, stiamo in realtà ingannando gli altri per delle ragioni che mi sembrano molto dolci, ossia non rimanere soli, e poter passare i propri geni oltre la morte, quindi in fondo non morire, vivere per sempre, che qualcosa di noi rimanga nel mondo. E
Questi desideri mi sembrano entrambi assolutamente condivisibili. Lucy.